E buongiorno ragazzi, è giunto finalmente il momento di rilasciare la Resource Pack versione numero 10,5. Ragazzi, vi ricordate che ho rilasciato la versione numero 11 un po' di tempo fa? E ho fatto vedere in video come preview. Poi l'abbiamo testata e laggava purtroppo. Quindi ora oggi vi rilascio invece la versione numero 11. Potrebbe esserci ancora qualche bug, non è di sicuro la versione definitiva, è la versione appunto 10,5. Ma spero che comunque vi piaccia. Tra i cambi principali c'è appunto le slab, la cobblestone e la stone. Non ci sono forse le slab di legno di un certo tipo, sono solo quelle normali. Però diciamo che tutto sommato ci sono stati dei cambi piuttosto belli, tra cui tutte le foglie, tutti i tipi di legno, lo scavare, le cose. E tra l'altro rimane comunque 16-16, anche se questa sembra una texture molto più alta di tutto il resto, ovvero non sembra una texture 16-16, sembra una texture molto più dettagliata. Eppure invece è e rimane sempre solo una texture 16-16, come vedete. E niente, tutto qua ragazzi, ve la rilascio come sempre gratuitamente in anteprima adesso. E se avete qualche bug segnalatemelo. Diciamo che in futuro, ovvero la versione 11 effettiva che uscirà, probabilmente conterrà invece poi anche il sound pack, cosa che questa versione ancora non contiene, ovvero oltre alla... questa contiene solo le texture, ovvero i blocchi, però non contiene ancora il sound pack. Ho visto diversi suoni che vorrei aggiungere alla V11, diversi, magari solo 3 o 4, ma quando rilascio la V11 avrà la correzione nelle casse, che ancora ora non è stata fatta perché sono stati fatti solo i blocchi. Però il lag è testata per il lag, non lagga più, quindi abbiamo deciso di rilasciarla. Quindi ricorreggerò i blocchi di nuovo nella V11 e probabilmente aggiungerò i suoni. Per il resto è tutto qua ragazzi, ve la rilascio finalmente pronta e vi do un'altra preview tipo della lobby di UHC Champions. Nuova preview della texture, è spettacolare per soprattutto per quando giocate alle Bed Wars, perché c'ha i blocchi di lana fatti strabene. Tra l'altro questa, come vedete, è lana, quindi è rieditata così la lana. Sempre 16-16 ragazzi. E boh, tutto qua. Il portale tiene questo effetto qua. Ho provato a cambiarlo in un altro nella V11, ma ho rimesso quello di base. Ossidiana così. Cos'altro? Ah, ok. Prismarine Blocks, vedete, tutto nuovo lì. Tutto nuovo come edit. Sembra piuttosto figo comunque. Comunque fatemi sapere se vi piace, se non vi piace. Cosa non vi piace nello specifico, a parte le spade corte, che magari facciamo una versione apposita per le spade corte, così finalmente a chi piacciono le texture con le spade corte verrà soddisfatta questa grande cosa. Tipo prenderò i colori delle mie spade e le accorcerò semplicemente. Anche se qualcuno vuole farlo di voi, fatemelo direttamente, tanto sono 5-6 cose, poi mi passate le texture via Discord se volete farlo voi, altrimenti le farò io ovviamente. Comunque questa nuova texture mi sembra uno spettacolo ragazzi, sembra uno spettacolo. Questa è la terra nuova, molto più fluida. C'è da dire che non è una 32-32, esatto. Magari la cambiamo ancora questa qua della terra, fatevi altri suggerimenti, tipo di sicuro è meglio di così perché è più smooth. Cioè la coarse dirt l'abbiamo lasciata così, invece la terra è così, la TNT leggermente cambiata. Non so da dove far vedere. La lobby dei duel che ha ancora un sacco di roba, tipo. Dalla lobby dei duel vedete cosa sono cambiate qua, tipo la lana, vedete, è uno spettacolo. È uno spettacolo. Non solo perché la lobby è bellissima, che è proprio uno spettacolo. Va bene. Chiudo qua l'episodio. Ditemi ragazzi per le spade ovviamente, perché non è semplice. E vorrei fare qualcosa di figo. Comunque tipo la lobby così risulta 10 volte più bella rispetto a prima. Andate qui nella lobby dei duels, qua con la lana rossa e blu, e ditemi che non è uno spettacolo così. Beh, le texture delle PvP sono sempre le stesse. Via. E voilà. Sì. Praticamente questi sono i cambi principali. Ho più evidenziato questi nei colori. Un po' ho aumentato la colorazione del ciano come colore della lana. E boh, addio. Adesso me ne vado. Lasciate, mi raccomando, suggerimenti.
E ovviamente questo è il mio anche gusto personale, la texture magari c'è chi dice meglio questa, meglio questa, meglio quella. Ho voluto rimodernizzarla un po'. Tutte le mie texture vecchie avevano uno stile naturale, questa più uno stile cittadino, diciamo. Vedete per l'appunto la cobblestone non è più... Guardate la cobblestone. Qua vedete, non c'è più cobblestone. È più tutto smooth a parte la coarse dirt, vabbè, tanto non si trova mai. Vedete tutto più così. Questa è la versione che rilascio anche con le fireball animate, che avevo solo rilasciato la V9, non ho mai rilasciato la V10. Ci sono le fireball animate, quindi le potete lanciare nelle bedwars. E niente, è tutto qua. Forse l'unica cosa che non vedete bene sono le particle, che adesso la chroma particles on. E cos'altro? Sono a livello quasi 95. Questo è un po' uno spoiler, questa cosa dei livelli, ma non dico nient'altro. Ditemi se vi piacciono anche le foglie e i legni, che da qua non riesco proprio a farveli vedere. Ho cambiato gli interni dei legni di quando ho spaccato un albero. Magari prototype. Vabbè, avete visto un po'. Avete visto un po' com'è questa struttura nuova. È così, anche le foglie. Boh. C'è tipo una spirale all'interno dei log che è cambiato. Va bene, ragazzi, vi chiudo questo episodio della Texture Pack. Datemi feedback per cortesia. Devo sapere se vi piace o non vi piace, per sapere se ricambiarla nuovamente in futuro o tenerla così. E boh, per il momento mi piace un botto, così com'è. Quindi la terrò così di sicuro per un bel po'. Finalmente la V11, questa è la Gravel. E ragazzi, a presto. Au revoir.